Buon inizio d'anno, miei cari verdastri. Vi siete mai chiesti che cosa fanno gli insetti in inverno? Dato che non se ne vedono molti, se non proprio nessuno in questa stagione, mi pare una domanda sacrosanta, anche perché alla prossima primavera si ricomincerà a vederne in gran numero. Ma la risposta alla domanda cosa fanno gli insetti in inverno? Non è solo una, ma sono molteplici, come praticamente ogni domanda sui nostri amici a sei zampe. Generalmente gli insetti non vivono per lungo tempo e la maggior parte a cicli annuali, con una larva primaverile che vive fino a diventare adulta a fine estate, al massimo in autunno, per deporre le uova e poi passare a miglior vita. La prole di questi insetti sopravviverà all'inverno sotto forma di uova o pupa barra crisalide. Alcuni ordini hanno invece delle larve o delle forme immature che svernano, sopravvivono all'inverno, come i coleotteri e le rinomate cicale, le cui neanidi vivono per molti anni. Altri insetti, come possono essere le coccinelle o le cimici, sopravvivono all'inverno sotto forma adulta in rifugi che molto spesso vengono forniti da noi. Uova, larve ed adulti svernanti entrano in uno stato detto di diapausa. In questo stato, gli stadi non ancora sviluppati bloccano lo sviluppo del tutto fino al sopraggiungere delle condizioni utili con la nuova bella stagione. Gli adulti bloccano o riducono, meglio, riducono al minimo i ritmi metabolici, il minimo che gli serve per sopravvivere senza alimentarsi per l'inverno. Le api sono uno dei pochi imenotteri che sopravvivono all'inverno. L'ultima generazione della regina sarà una generazione di api dette invernali, delle api che vivono più a lungo delle normali operaie, e queste faranno sopravvivere la colonia all'inverno tramite la costruzione di un glomere, che sarebbe un assembramento di api che mantiene la temperatura per la sopravvivenza di tutte le api all'interno del favo. Questo usando il miele come benzina per far muovere i muscoli. Oltre al metodo che consiste nella resistenza alla cattiva stagione all'inverno, c'è anche il metodo che consiste nel levitare completamente la brutta stagione. E questa è la migrazione, che non è una prerogativa degli uccelli, ma troviamo anche negli esapodi. L'insetto migrante forse più famoso e conosciuto è la farfalla monarca, che dal Nord America e dal Canada parte per andare a svernare, a passare l'inverno in Messico e in California, dove ci sono temperature molto più accettabili rispetto al loro luogo di nascita. Sappiate che la monarca non è l'unico insetto migrante, ma con i suoi oltre 4.000 km è quello che fa più strada per andare ai paesi caldi. Resistere e evitare. Questi sono i metodi di svernamento degli insetti con le loro varie modalità. Se ora avete capito cosa fanno gli insetti in inverno, lasciate un like, magari un commento qui sotto e condividetelo un po' sui social. Spero che la Befana, oltre al carbone, vi porti anche molti dolci. E ancora meglio se questi dolci, come voi, saranno ancora più verdi.